tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi torniamo a parlare di Clio perché voglio mostrarvi le quattro nuove colorazioni di Liquid Love, rossetti liquidi dal finish opaco e a lunga tenuta che ho avuto il grande piacere di ricevere direttamente dallo staff del Clio Makeup Shop. Quattro erano le nuance, le tonalità già in gamma: un nude, un rosso, un fucsia, un melanzana metallizzato, e adesso quindi quattro nuove nuance vanno ad arricchire la gamma dei Liquid Love. Altra novità interessante riguarda le spese di spedizione, che erano di 6,90 euro. Le vostre richieste sono state ascoltate ed è stata aggiunta una nuova opzione di spedizione, e adesso infatti è possibile scegliere tra la spedizione standard, che arriva in 4-5 giorni lavorativi e ha un costo di 3,90 euro, e la spedizione rapida, che invece arriva in 2-3 giorni lavorativi e ha un costo di 6,90 euro. Quindi se non avete fretta si può risparmiare qualcosa, mentre per gli ordini di importo superiore a 49,99 euro la spedizione rapida è gratuita. I nuovi Liquid Love costano sempre 13,50 euro, ma è disponibile anche un bundle, che in realtà in questo momento è sold out ma tornerà sicuramente disponibile, che contiene tutte e quattro le nuove colorazioni e consente di risparmiare 8,50 euro. Costa infatti 45,50 euro anziché 54 euro, che è il costo di 4 rossetti liquidi acquistati singolarmente. Anche il packaging è rimasto invariato, quindi abbiamo uno scatolino esterno bianco e rosa corallo con, vediamo se metterà prima o poi a fuoco, con la foto, praticamente un messaggio di Clio che ci dice insomma che i Liquid Love sono dei rossetti liquidi super coprenti, elegantissimi, che fanno battere il cuore, cuore che infatti è il simbolo praticamente della linea, e lo ritroviamo anche sul corpo del prodotto. Abbiamo, come vedete, questo tappo rose gold e aranciato, il corpo è trasparente quindi consente di vedere la tonalità contenuta, l'applicatore è un classico applicatore a spugnetta che ha un taglio obliquo, è davvero un applicatore insomma abbastanza preciso, e poi la parte finale del rossetto liquido riprende la forma di un classico rossetto in stick, e questo è un dettaglio sicuramente molto carino. Questi rossetti, quindi i Liquid Love, contengono 3,6 ml di prodotto, hanno un PAO di 6 mesi dall'apertura, sono made in Italy, vegani, cruelty free, formulati senza parabeni, nickel tested e dermatologicamente testati. Vi ho già parlato dei Liquid Love altri due video che vi linkerò alla fine di questo: il primo con i primi rossetti che ho acquistato io, e il secondo con tutto il resto della linea labbra Clio Makeup che ho ricevuto direttamente dal Clio Makeup Shop. Comunque, brevemente, insomma, per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto, i Liquid Love hanno un profumo dolciastro abbastanza intenso, che a me ricorda quello delle caramelle Alpenlibe, a me piace molto, insomma, ma comunque non si avverte più dopo l'applicazione. Hanno una texture ricca, cremosa, corposa, non acquosa, sono altamente pigmentati, sono coprentissimi con una singola passata, la stesura è perfettamente uniforme e una volta asciutti sono completamente no transfer. La formula è elastica, quindi accompagna i movimenti delle labbra senza creparsi o sgretolarsi. La texture non è sottilissima, non è una texture senza spessore, un po' si sente sulle labbra, ma questo aiuta appunto le labbra a non disidratarsi completamente nel giro di mezz'ora, e consente anche di ottenere dopo l'applicazione un bel effetto velluto, un bel effetto visivo. Infatti questi sono rossetti liquidi che, applicati su labbra ben esfoliate ed idratate, e considerate che è sempre molto importante preparare bene le labbra prima dell'applicazione di un rossetto liquido, non vanno a evidenziare pellicine e imperfezioni anche grazie alla loro texture corposa. Alcune tonalità su di me subito dopo l'applicazione risultano leggermente appiccicose, un po' sticky, ma è una sensazione che svanisce nel giro di un'ora, e oltretutto nulla di drammatico. La durata è ottima, se non mangiate non si muovono, se mangiate chiaramente cibi oleosi tendono a svanire e si rimuovono facilmente con un bifasico. Chi mi segue sa che io non amo i rossetti liquidi, li utilizzo pochissimo, questo perché per natura, per definizione, tendono a seccare le labbra, e io dopo qualche ora soffro proprio fisicamente, non sopporto la sensazione di labbra che tirano, e quindi li rimuovo anche se sono in perfetto stato. Però devo dire che questi sono sicuramente tra i più confortevoli mai provati. Io per almeno per 4-5 ore sto benissimo, quindi sicuramente non seccano particolarmente le labbra. Sono sempre rossetti liquidi, però non danno quella fastidiosa sensazione di labbra secche
secche che tirano, disidratate dopo mezz'ora dall'applicazione. E quindi, per concludere, per me si tratta di un prodotto nella sua tipologia assolutamente valido e aggiungerei anche molto apprezzato. E quindi, se amate i rossetti liquidi, per me i Liquid Love vanno assolutamente provati. Comunque, al di là delle valutazioni soggettive, una cosa da tenere presente è che i colori risultano visibilmente più scuri sulle labbra rispetto a come appaiono nella confezione. Infatti io anche gli swatch stamattina ve li mostrerò con i rossetti completamente asciutti, proprio per darvi un'idea più precisa possibile del colore reale. Ve li mostrerò tutti e quattro indossati sulle labbra e con le matite che io ho abbinato, perché so che in tantissime come me anche con i rossetti liquidi utilizzate le matite. Per me il contorno delle labbra deve essere delineato in modo preciso e simmetrico e io non li indosserei senza una matita. E vi mostrerò anche qualche comparazione che mi avete richiesto con altri rossetti liquidi. Direi che possiamo cominciare a scoprire le 4 nuove nuance di Liquid Love. Questo che indosso dall'inizio del video è MLBB, la versione rossetto liquido dell'omonimo Creamy Love, che è praticamente il mio preferito, nonché il più apprezzato della linea, e infatti è un rossetto sempre sold out. Clio ha creato questo rossetto liquido a grandissima richiesta, perché a tante mancava la tenuta e il moderno effetto visivo del rossetto liquido. Quindi qui abbiamo il colore amatissimo del Creamy Love, ma in versione matte, long lasting e no transfer. Il Creamy Love MLBB, io sono già armata di swatch, questo è ovviamente il rossetto nel suo packaging carinissimo, e il Creamy Love, quindi lo vedete in prima posizione, viene descritto come un nude rosa carne. Il nome significa le mie labbra ma meglio, ed è un colore che dona alle labbra un aspetto sano, pieno e luminoso e naturale. Praticamente, come vedete, si tratta di un rosa di media intensità, abbastanza neutro, diciamo neutro caldo, ma non troppo caldo, adatto a molte carnagioni, un colore perfetto per tutti i giorni, portabilissimo, elegante e femminile. Il colore del rossetto liquido che vedete quindi vicino è sicuramente molto simile, anche se sulle mie labbra non è proprio identico, perché risulta leggermente più scuro, più acceso e anche un po' più caldo, quindi diciamo che è una versione un pochino più strong del rossetto, quindi cremoso e con note, con sfumature sul pesca corallo. Come vedete, lo potete vedere quindi sulle mie labbra, non è proprio un classico MLBB, quindi un nude color labbra, ma resta un colore meraviglioso, fresco, primaverile e secondo me anche molto originale. Io infatti tra i miei rossetti liquidi non ho trovato nulla di simile. Per quanto riguarda invece il discorso matita labbra, io lo abbino con questa matita che potete vedere qui è swatchata vicino, che è la numero 19, anzi no, la numero 16, sto cominciando a dare i numeri, la numero 16 Dark Pink di Y con delle intense lip pencil, che è praticamente la stessa matita che io utilizzo con il Creamy Love, che devo dire sta ancora meglio con il rossetto liquido, perché questa matita ha un sottotono che è leggermente più caldo rispetto al rossetto cremoso. Quindi questo è MLBB indossato sulle labbra e adesso io vado ad indossare il secondo rossetto. Questo che indosso invece è Move On Me, un nude intenso tendente al malva, un colore più scuro e freddo rispetto ad MLBB, che regala un look naturale ma al tempo stesso moderno, contemporaneo. Questo rossetto si chiama Malva su di me e mi piace moltissimo questo nome, lo sento molto mio, perché io amo talmente tanto questo colore che mi dipingerei di malva dalla testa ai piedi. E Move On Me, come vedete, è un rossetto malva strepitoso, sofisticato, raffinato ma non appariscente, adatto a tutte le occasioni. È sicuramente un colore più adatto, diciamo, a chi ama i toni freddi, ma come vedete non è un malva spento e grigiastro. Spesso i rossetti malva risultano, insomma, sono un pochino troppo cupi, spenti e troppo grigiastri e possono risultare difficili da portare. Questo non lo è affatto, come vedete, e oltretutto il suo sottotono freddo riesce a donare al nostro sorriso un bianco più intenso. Io lo trovo davvero strepitoso questo rossetto, e comunque tra i quattro rossetti liquidi, tra questi quattro nuovi Liquid Love, è sicuramente quello che applicato sulle mie labbra si scurisce di più dopo l'applicazione, quindi rispetto a come appare nella sua confezione. Quindi questo è il colore nella confezione e questo lo vedete quindi applicato, sbocciato da asciutto. E allora, la matita labbra che secondo me è più adatta a questo rossetto è questa che vedete, che è la Mandragora di Neve Cosmetics, che è una matita fantastica,
plastica, si tratta di un rosa intenso, medio scuro e con un tocco di viola all'interno, insomma secondo me stanno benissimo insieme, elegantissima anche la matita. Mi avete chiesto la comparazione con questo rossetto liquido che è il rossetto numero 13 Marvelous Mauve di Sephora. Devo dire che sulle mie labbra insomma applicati sono simili, ma il rossetto di Sephora risulta sicuramente più chiaro. Il più simile è sicuramente questo, che è il Matte Ink, quindi il rossetto liquido numero 15 Lover di Maybelline. È simile, ma è più chiaro anche in questo caso, è anche un pochino più freddo, mentre con Fetish Mauve di Nabla, che è questo, ci allontaniamo di molto perché come vedete questo è un malva più spento, freddo e sicuramente grigiastro rispetto a Mauve On Me. Quindi questo è tutto per quanto riguarda Mauve On Me. Io vado adesso ad indossare il terzo Liquid Love. E questo che indosso invece è Mama Not, nome ispirato alla piccola Grace, quindi alla figlia di Clio, un nome che richiama in realtà le faccette di Grace, che nei primi mesi non sorrideva tantissimo e anzi spesso assumeva un'espressione contrariata, buffissima, sembrava proprio dicesse Mama Not. Clio comunque ha spiegato nel video di presentazione che quando ha creato questo rossetto, che è un rosso e quindi un po' il colore dell'amore, il colore simbolo dell'amore, voleva un nome proprio che le ricordasse l'amore e quindi Grace, e io ovviamente da mamma ho apprezzato moltissimo quest'idea, ma devo dire che al di là del nome ho apprezzato tantissimo anche il colore di questo rossetto liquido, anzi vi dico subito che a sorpresa, perché io e i rossi non andiamo in realtà molto d'accordo, questo per me è il colore più originale, quello che mi ha stupito di più, il mio preferito tra i quattro nuovi Liquid Love, perché non è assolutamente un classico rosso, è un colore particolarissimo che viene descritto come un rosso chiaro neutro. E come vedete è un colore, come ha spiegato Clio, è un colore unico e camaleontico che cambia a seconda della luce che lo illumina, adatto a tutte ma in particolare a chi vuole osare con leggerezza ed eleganza. Sulle mie labbra io lo vedo come un mix tra un rosso e un rosa di media intensità e abbastanza neutro, e predomina il rosso, ma è secondo me evidente una componente rosata che diventa in realtà più o meno visibile a seconda della luce e che lo rende più portabile. È un rosso un po' smorzato, un po' attenuato, non acceso, un rosso perfetto per chi ama il rosso e desidera qualcosa di più light da indossare per il giorno, ma assolutamente portabile anche per chi come me non ama il rosso, non è abituato al rosso classico. Appena applicato sulle labbra risulta più acceso e anche più caldo, mentre poi il colore praticamente diventa più attenuato e più neutro. Io lo trovo davvero strepitoso, un colore assolutamente unico e perfetto per la bella stagione. È stato difficilissimo trovare una matita da abbinare a questo rossetto proprio perché è particolarissimo, ma alla fine ho trovato qualcosa di molto simile. La matita è questa ed è la numero 20 Trendy del brand Glossip Makeup. Mentre per quanto riguarda le comparazioni, a grande richiesta mi avete richiesto, è fantastico proprio Paola, e comunque mi avete richiesto a gran voce, volevo dire, la comparazione con questo rossetto liquido che è Grande Amore di Nabla. Ma come potete vedere sono diversi, perché Grande Amore è un colore sicuramente più spento, con meno rosso all'interno e con un tocco anche di marroncino che manca completamente in Mama Not. E mi avete richiesto anche la comparazione con il bellissimo Charme di Mulac, che è però un corallo rosato, quindi come vedete è un colore sicuramente più caldo e aranciato, assolutamente diverso. Per concludere, per me Mama Not è un rosso moderno, sensuale, portabile, un rossetto davvero liquido, strepitoso, che io vi straconsiglio, e quindi adesso io vado ad indossare l'ultimo Liquid Love. E infine questo che indosso è Deep Orchid, questo color orchidea intenso che richiama la parte più esterna del fiore dell'orchidea, che a Clio piace molto perché le ricorda la primavera, la bella stagione. È un fucsia violaceo, medio scuro ma non scurissimo e non freddissimo, che è sicuramente il colore più audace, più intenso, più impegnativo tra quelli proposti, e che infatti Clio consiglia in particolare per, come alleato per passare, per trasformare un look da giorno in un look da sera sexy e grintoso. Però devo dire che nel suo genere secondo me questo è un rossetto molto portabile, perché come vedete è scuro ma vivido, non è un colore spento, cupo, non è eccessivo, non è troppo vistoso, e anche se io non sono abituata a portare i colori così intensi, devo dire che lo trovo elegantissimo, sofisticato, adatto secondo me a molti
molte carnagioni, è bellissimo sia in estate che in inverno. Quindi per me, se amate i toni sul viola, i toni rossetti sul berry, secondo me questo tono, questo colore, questo rossetto liquido è assolutamente imperdibile. E per quanto riguarda la matita, io l'ho abbinato con questa matita che devo dire ci sta veramente molto molto bene ed è anche super economica, è la Perfect Look Lip Liner 150 fucsia del brand P2 Cosmetics, che trovate praticamente all'OBS. Mentre per quanto riguarda le comparazioni, il rossetto liquido più simile che ho trovato, che comunque mi sembra un pochino più chiaro, è il numero 16 Cherry Nectar di Sephora, che quindi è questo, mentre sono parecchio distanti questi altri due, che sono il numero 19 sempre di Sephora, che si chiama invece Radiant Orchid. In questo caso, come vedete, è un colore sicuramente più spento, freddo, violaceo, insomma è diverso. Così come parecchio diverso è questo di MAC, che è il Tailored to This, che è un fucsia violaceo, ma come vedete è più acceso, più chiaro, più fucsia, insomma sulle labbra sono decisamente diversi. E quindi questo è il bellissimo Deep Orchid indossato sulle labbra. In conclusione, devo dire che Clio, secondo me, non sbaglia un colpo e ha tirato fuori davvero quattro colori meravigliosi, colori raffinati, eleganti, portabili, femminili, super versatili, non eccessivi, non bizzarri, ma nello stesso tempo neanche scontati. Queste quattro tonalità, quindi, per riassumere, MLBB, Move On Me, Mama Notte e Deep Orchid, secondo me sono una più bella dell'altra. Devo ammettere anche che io queste tonalità le preferisco rispetto alle prime proposte, semplicemente perché io su di me, insomma, non amo indossare i colori accesi e scuri, mentre questi sono colori molto più nelle mie corde e comunque sono più adatti ai miei gusti e alle mie esigenze. Il colore che sento più mio, quello che probabilmente indosserò di più, è Move On Me, ma devo dire che per me la vera sorpresa è Mama Notte. Questo è un rossetto che per me potrebbe anche chiamarsi Clio Yes. E comunque, al di là delle battute, io spero che presto Clio riesca a proporci anche delle nuove nuance dei miei amatissimi Creamy Love. Io apprezzerei tantissimo colori proprio come Mama Notte e come Move On Me in versione rossetto in stick. Per il look occhi di oggi ho utilizzato la splendida First Love, sempre di Clio Makeup, che continuo a utilizzare e che mi piace moltissimo. Nel dettaglio ho applicato champagnino sulla mobile, mocha e brownie nella piega e Gotham nell'angolo esterno, e poi sulle ciglia indosso il mascara Dark Love. Con questo è tutto, io ovviamente ringrazio Clio e il Clio Makeup Shop, spero di esservi stata utile, vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima.